Benedica a tutti. Accominciamo questa edizione di Stupor Mundi con un nuovo servizio di Filippo Albamonte sopra l'economia. È possibile, arrestando dentro l'euro, ritornare a avere una crescita economica? Grazie ai precedenti servizi, oramai sappiamo che più lo Stato avere la propria moneta è assai importante. E se la sa più usare correttamente, diventa uno strumento per l'aumento della ricchezza. Ma che differenza c'è tra una moneta sovrana e l'euro? Perché il premio Nobel per l'economia Paul Krugman dice che è come se fosse una moneta sciania? Potessimo rispondere con picca palori, dicendo che è una moneta sciania per chi sa domandare in prestito ai mercati e a caro prezzo. Però prima di parlare in tale dettaglio di un meccanismo di funzionamento dell'euro, abbiamo a capire un fatto fondamentale. Con l'euro il crescimento economico è matematicamente impossibile. Tutti i partiti che difendono l'euro ora dicono che ci volesse magari il crescimento. Chiedo che essi non sanno è che tutto questo è impossibile. La teoria che ne spiega perché un paese che non ha la propria moneta non può mai crescere si chiama teoria dei bilanci settoriali, discussa per la prima volta dall'economista Wayne Godley. Questo ragionamento dice che ci sono tre compartimenti in tale economia. Il compartimento privato, cioè chiedo dei cittadini, il compartimento pubblico, cioè chiedo del governo, e il compartimento estero. Dal compartimento privato ci siamo tutti noi oggi, con le nostre ditte, le nostre ricchezze e il nostro travaglio. I piccoli sono sempre gli stessi, non aumentano, non diminuiscono, ma ferriano, passano di un cristiano all'altro. La ricchezza perciò è sempre la stessa e non può mai aumentare, può solamente cambiare di possessori. Io ricco, tu povero, tu ricco e io povero, e via discorrendo. E mi demma se tutti avessimo gli stessi denari, mancassero sempre le piccole per il crescimento, la ricerca e lo stimolo alla libera impresa. Gli altri due compartimenti, invece, sono chi che possono mettere le piccole dentro al compartimento privato e aumentare nella ricchezza. Ma chi di l'estero è troppo incerto e un paese non può stare con la speranza che gli altri paesi accattano sempre le sue merci e dipendere perennemente dai capricci di l'altro. Senza contare che tutti i paesi del mondo non possono esportare in attivo contemporaneamente. In aggiunta a questo, pensiamo che l'euro è una moneta forte e i nostri prodotti diventano carissimi per l'estero. Prima dell'euro, lo Stato poteva svalutare la moneta per aiutare le esportazioni, ma ora non può fare più niente e le ditte chiudono. Qual è allora l'unico settore che può mettere le piccole dentro al compartimento privato? Cioè chi do dei cittadini? Lo Stato, naturalmente, ma solo se ha la propria moneta e la usa per far crescere l'economia. Disoccupazione tra l'Unione Europea. Vediamo il suo servizio di Salvatore Ciminata. È una vera emergenza quella che ha presentato la settimana passata lo presidente della Commissione Europea, José Barroso. La situazione è allarmante soprattutto per la disoccupazione. Tra 12 paesi delle 27 dell'Europa, media, le picciotte senza travaglio sono i più assai dello 25%. In Spagna e in Grecia arrivavo pure allo 60% e in tale Italia allo 37%. Lo stesso presidente cercò di fare pressione sopra le governi per creare un sistema di garanzia tutto europeo per le picciotte e affrontare le livelli così alti delle senza travaglio. La soluzione di Barroso ha visto a garantire che i cittadini europei tra i 16 e i 25 anni potessero avere una formazione a tempo chino o avere un posto di travaglio assai in tal giro di 4 mesi, dopo la fine della formazione stessa. È la linea che sta ci seguendo magari il commissario degli affari sociali dell'Unione Europea, l'ungherese Laszlo Andor. Infatti il programma SO ha visto a dare un posto di travaglio o dare la possibilità di seguire un corso di formazione a tutte le picciotte fino alle 25 anni, che finiscono gli studi o che vengono licenziati. Sono misure che segnano un fatto importante dall'atteggiamento delle istituzioni europee verso la lotta alla disoccupazione della picciottanza. Per la prima volta si riconosce il fatto che per garantire il travaglio alle cittadine sono necessari gli interventi pubblici da parte dell'Unione Europea. Lo cambiamento più grande pare essere proprio questo. L'Unione Europea dona aiuti economici agli Stati per fare sì che le picciotte non arrestano disoccupate. Ma se da alcuni paesi europei il livello di disoccupazione è alto, da altri invece è basso. Austria e Germania hanno una percentuale vicina allo 10. L'Olanda addirittura invece ha l'1,7. E vedremo come fanno gli olandesi a tenere a così bassa la disoccupazione.
come fanno a fare ciaseri le picciotte in talumon de Luciavaglio? A Rotterdam, per fare un esempio, l'amministrazione adottava una strategia per ridurre la disoccupazione e pare che le risultate sono buone. Infatti le picciotte imparano un mestiere direttamente ciavagliano e allo stesso tempo seguono un cammino di formazione che ci insegna le nozioni e basi dello ciavaglio. Praticamente lo studiare e lo fare vanno in semola. Altra strategia che si fa in Olanda è chiedere di fare pressione sopra le picciotte disoccupate, inducendole a cominciare quale si voglia ciavaglio. In questo modo si cerca di levarle della strada, integrandole in la società e riducendo magari la criminalità dal paese. Pare che questa ricetta dell'Olanda potesse essere copiata magari da altri paesi europei. Legalità e libertà. La sfida di uno dei quartieri più difficili di Palermo, Borgo Nuovo, per suo servizio di Cladablesi. Non esistono scori di frontera, ma è la mala organizzazione che li produce. Questi palori, l'assessore alla pubblica istruzione di Palermo, la professoressa Barbara Evola, intervenne incontro lo passato 30 di Innaro, tra le istituzioni, l'umunno di le associazioni e la scuola Filippo Raciti di Palermo, per cercare di risolvere di problematiche di la periferia, comuni alle grandi citati, unni all'ambiente in apparenza degradato, si contrappone un esercito di maci coraggio, come disse padre Antonio Garau. Parrino di gli quartieri Borgo Nuovo di Palermo, che di anni lutta per strappare le carusi alla mafia. Lo progetto, presentato durante questo incontro, organizzato di l'Associazione Socioculturali Liberi Sempre, di lu presidente Mario Linguagrossa, che cuttoni assai sintuti, sottolineau l'importanza di prevenire lo fenomeno di lo vandalismo e di la mafia, previdi di mettere in atto un cammino educativo in tali scuole elementari e dopo in tachi di medi inferiori, per favorire i maneri di comportarsi rispettosi della legalità e della convivenza civili, in quartieri unni esistono forme di violenza e prevaricazioni di una minoranza rispetto alle quali i cittadini si sentono disarmati e impotenti. Toni particolarmente forti, dunque, come chi di manifestati di lo sostituto procuratore di Palermo, dottor Antonino Di Matteo, che chiama vigliacchi li prepotenti e li vandali e che denuncia l'indifferenza come la cosa più pericolosa per i cittadini, con i picciriddi e li carosi che in italiano e per i quali noi grandi siamo di esempio. Magari sono Alfano, come presidente della Commissione Antimafia Unione Europea e da stessa vittima di mafia, incitao maestri e genitori a ire avanti in tala battaglia per la legalità, senza nuddu scanto, ringraziando le forze di ordine per i contributi dati. Quid si unciu Anna Maria Santoro, coordinatrice di Addio Pizzo Young e Junior, riportando esempi unni sunno li picciriddi a risbigliari li coscienzi li granni. Conchiudiu gli interventi lo commissario capo di la pulizia, la dottoressa Laura Battaglia, che ha incitato tutti i cittadini a travagliare in semmula perché solo così si potesse arrivare a sconfiggere la mafia. Alla fine, i picceriddi intervennero per fare una poco di domande agli illustri ospiti. Evento importante per lo quartiere Borgo Nuovo prevede un pigno preciso di parte di Sonia Alfano di collaborare attivamente come istituzioni, insieme allo dirigente scolastico della scuola, dottor Fabio Passiglia, alle associazioni Liberi Sempre e Addio Pizzo Young, a Patri Garau, che ci sta mettendo la facci, alle forze di ordine, alla Polizia di Stato e agli carabinieri presenti. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo!